consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Come si chiama lei? Maurizio Abbatino, nato a Roma il 19 luglio 54. Può rispondere al pubblico ministero? Sì. Signor Abbatino, buongiorno. Non sento. Buongiorno, dico. Ah, buongiorno. Allora, vuole dirci a quale gruppo criminale apparteneva? Al gruppo Banda della Magliana. Lei ha conosciuto Danilo Abbruciati? Sì. Quando e per quale motivo? Lo conoscevo già a metà degli anni 70 e poi venne a far parte del gruppo, precisamente del gruppo che apparteneva, chiamato Testaccini, quello del gruppo di Testaccio. Perché la Banda della Magliana erano praticamente tre gruppi che operavano insieme. Senta, che rapporti lei ha avuto con Danilo Abbruciati? Rapporti più o meno come avevo con gli altri. Cioè era un po' di diffidenza, una persona che non è... Ero stato messo in guardia da Giuseppucci Franco, che era una persona piuttosto... da non fidarsi, insomma. Senta, e qual era la posizione economica di Danilo Abbruciati? Buona, era molto... economicamente stava molto bene. Sì. Lei ha conosciuto Ernesto Di Otallevi? Sì, non ho mai avuto modo di parlare con lui, però l'ho incontrato una volta in via Ostiense, sempre tramite Danilo Abbruciati. Ecco, e quando si tenne questo incontro, se lo ricorda? Non ricordo le date, comunque era prima dell'omicidio di Balducci. Sì, quindi prima del 16 ottobre 81. Come? Quindi dico prima del 16 ottobre 81. Sì. Ecco, lei è stato un po' più preciso, le ricordo la pagina 27 della trascrizione dell'interrogatorio del 5 marzo 98, lei ha parlato dell'80-81. E a pagina 9 della trascrizione del 10-12-83 ha detto nel 1981. Quindi queste erano un po' le sue indicazioni. Ecco, vorrei che ci dicesse per quale motivo si tenne questo incontro in via Ostiense ai Mercati Generali. Ma lui ci chiese di accompagnarlo, eravamo io e Edoardo Toscano. Siamo arrivati lì. Di Otallevi aveva un banco ai Mercati Generali proprio lì via Ostiense. Ci ha presentati, poi non ho assistito al dialogo. Io e Toscano abbiamo pensato che lui ci avesse portato lì proprio per far vedere che apparteneva al nostro gruppo. Comunque lui ci disse che l'incontro era per l'approvvigionamento dell'eroina. Un canale per l'eroina, insomma. Senta, come vi ha presentato Di Otallevi? Mi sembra come che vi ha presentati e abbruciati a Di Otallevi? No, mi sembra che ricordare il cognome e basta. Ecco, ricorda se vi abbia presentati come esponenti della Banda della Magliana? Ma sarebbe stato... No, ci ha presentato soltanto come col cognome. Ecco, oltre diciamo a lei e a Edoardo Toscano, ricorda se vi fosse anche qualcun altro? Quel giorno all'incontro? Sì. No, eravamo soltanto io, Toscano e Danilo. Eravamo come una BMW bianca di Toscano. Sì. Io vorrei... È passato molto tempo e in aiuto alla sua memoria vorrei ricordarle che a pagina 2 del verbale del 18 novembre 92 lei aveva dichiarato qualche tempo prima su invito di Danilo Abbruciati, io, lo stesso Abbruciati, Edoardo Toscano e Renato De Pedis
avevamo incontrato Ernesto Diotallevi, il quale, se mal non ricordo, aveva un banco presso i Mercati Generali, dove avvenne l'incontro. Danilo Abruciati ci presentò a Diotallevi come esponenti della banda alla Magliana. Ora, in queste indicazioni lei menziona anche Renato De Pedis come persona presente e dice appunto che Abruciati li ha presentati come esponenti della banda alla Magliana. Ricorda questi particolari? Forse passato tempo mi era sfuggito il De Pedis, anche perché sono stati due, non incontri, due accompagnamenti. Un'altra volta l'abbiamo accompagnato sotto casa e magari non c'era il De Pedis, c'era soltanto lui. Mi è sfuggito il De Pedis. Sì, quindi diciamo, lei è andato con Abruciati anche, anche sotto casa di Diotallevi? In un'altra occasione? Sì, in un'altra occasione. Ecco, lei per quanto attiene la funzione di questo incontro, lo scopo di questo incontro, lei ha detto che si trattava di qualcosa inerente al traffico di eroina, alla fornitura di eroina. Ecco, questa eroina a chi doveva essere data e chi la doveva fornire? Chi erano i referenti? L'eroina veniva da appunto dai siciliani, che in quel tempo c'era Stefano Bontade, e questo era un canale che tenevano loro di gestaccio, e poi insomma il quantitativo veniva diviso in tre parti, appunto con il gruppo di gestaccio, il gruppo della Magliana e l'altro gruppo che era quello di Ostia Cilia, che faceva capo a Nicolino Felf. Sì, e questo diciamo quindi l'incontro con Diotallevi aveva anche una funzione relativa a questo contatto da stabilire con i siciliani? Sì. Ecco, e su Roma chi era il referente di Stefano Bontade? Su Roma il referente era Pippo Calò. Quindi Pippo Calò rappresentava i siciliani a Roma, esatto? Sì. E lei sa se Diotallevi fosse in rapporti con Calò? Certo, era, diciamo che per Danilo era praticamente il referente che quando Danilo voleva parlare con Calò doveva cercare Diotallevi. Senta, per quale motivo Abruciati, se voleva incontrare Calò, doveva rivolgersi a Diotallevi? Non so, forse può darsi che all'epoca era ricercato, comunque era una persona che si vedeva poco e sicuramente insomma non lasciava indirizzo facilmente. Quindi sa se vi fossero dei motivi di sicurezza? Che... Sicuramente. Sicuramente. Allora... Il fatto che Danilo Abruciati aveva procurato l'incontro, questo incontro ai Mercati Generali, influiva sul suo peso nella criminalità romana? E se vi influiva, per quale motivo? Noi abbiamo pensato che influiva perché in quei tempi Danilo era rimasto solo e praticamente non aveva nessuno. Pur essendo un vecchio boss di considerato, era rimasto solo, e in quei tempi insomma il gruppo nostro era abbastanza temuto. Sì. Considerato importante. Quindi era un modo per accreditarsi, è giusto? Come? Era un modo per accreditarsi, un modo per dire a Diotallevi e a chi stava con lui, dietro di lui, era un modo per dire che lui contava ed era importante. Sì. Senta, in questi rapporti, diciamo, vorrei che lei vi spiegasse un po' meglio, vorrei che spiegasse quali erano i rapporti tra Danilo Abruciati, Ernesto Diotallevi, Giuseppe Calò
e diremo così, qual era in questa rete di rapporti il ruolo di Diota Levi. Il ruolo di Diota Levi era, più legato a Pippo Calò, credo che avesse anche qualcosa di parentela, tipo un compare o testimonio, il battesimo, matrimonio, qualcosa del genere. Quindi Calò era compare perché padrino, sì, di battesimo? O viceversa, tra Diota Levi e Calò. Sì. Rapporti con Danilo, c'erano rapporti d'affari. Danilo è una persona che è sempre stata legata a personaggi importanti, diciamo così. Era proprio nello stile, nel suo carattere, rimanere sempre in contatto con persone. Una persona che stava dagli anni 70 è stata quasi sempre in mezzo a fatti e personaggi dell'epoca, insomma. Quindi diciamo Diota Levi le ha detto che aveva questo ruolo di intermediario, sì. Allora io vorrei che ci dicesse da chi e quando e dove ha preso questo ruolo che rivestiva Diota Levi nei rapporti tra Calò e Abruciati. Ma e quindi la banda della ma famiglia. Dai stessi componenti, sia da Danilo quanto insomma che da Renato De Pedis. Ogni qualvolta che doveva incontrare i siciliani, loro poi si riferivano al gruppo dei siciliani, doveva sentire Diota Levi. O viceversa, sapevo anche che qualche volta è stato Diota Levi a mandarlo a chiamare. Sì. Diota Levi lo mandava a chiamare per conto di Calò? Sì. Senta, e lei ha, di questo ruolo di Diota Levi, lei ha preso anche da altri, oltre che da De Pedis e dallo stesso Abruciati? Non lo ricordo, però era una cosa scontata, insomma. Ecco, lei, diciamo, la pagina 7 del verbale del 5 marzo 98, oltre che di Abruciati, di De Pedis, parla anche di Pernasetti. Pernasetti? Sì. Di Pernasetti? Sì, sì, esatto. Sì, perché era Pernasetti, faceva parte del gruppo. Ecco, lei ha accennato anche a un altro incontro che ha avuto... che in qualche modo riconduce a Diota Levi. Lei ha detto che ha accompagnato Danilo Abruciati sotto casa di Diota Levi. Ci vuole dire quando è avvenuto questo e per quale motivo? In quell'occasione Abruciati doveva recarsi da Diota Levi. Non me lo ricordo. Sicuramente è stato dopo quell'incontro a Ostiense. E comunque non siamo saliti su noi, mi ricordo che la zona erano degli appartamenti di 3-4 piani, gli edifici di 3-4 piani, abbiamo aspettato giù e la zona era Laurentina. Dove, mi scusi? Laurentina, una zona nuova. E lei ha visto che si sono incontrati? È salito Abruciati. Ah, Abruciati è salito da Diota Levi. Sì. E lei ha atteso nel frattempo, che cosa ha fatto? Veramente mi sembra che l'abbiamo lasciato lì. Avete lasciato e ve ne siete andati? Mi sembra, non lo ricordo bene, ricordo un po' sfumato, però mi sembra che l'abbiamo lasciato lì. Sì. Lei ha saputo, scusi se lo ripeto. Come? Lei ha saputo per quale ragione c'era questo incontro? No. Lei sa se questo incontro sia avvenuto, ha detto che è avvenuto dopo il primo, quello dei mercati generali, sì. E può dire se è avvenuto prima o dopo dell'omicidio di Balducci? Prima. Senta, qual era la posizione di Diota Levi rispetto ad Abruciati e Calò? Lei sa se Diota Levi fosse subordinato? Subordinato ad Abruciati e subordinato anche a Calò. E questo, diciamo, come lo può affermare? Sempre sulla base delle stesse fonti o anche sulla base di altri elementi? Sono cose che, insomma, nell'ambiente erano risapute. Cioè, è normale che si capisce se una persona è subordinata o più. Anche se devo dire una cosa, che all'epoca Pippo Calò a Roma non era considerato proprio un grande personaggio
della mafia siciliana. Sapeva che faceva, come si dice, rappresentava i siciliani, però il vero capo era Stefano Bontade. Ecco, sino a quando è stato ucciso, perché Bontade è stato ucciso il 23 aprile 81. Dopo il 23 aprile dell'81 il ruolo di Calò è mutato? Ho avuto l'impressione che fosse, come si può dire, passato di grado, insomma, che fosse diventato più importante. Sì. Senta, lei ha avuto modo di vedere Calò? Calò l'ho incontrato una sola volta e non ci siamo parlati. Ero con Giuseppe Cifranco in una traversa di Viale Marconi. Penso che anno era 76-77, credo. Era all'entrata di una bisca clandestina. Mi ricordo perché Franco l'ha salutato, l'ha chiamato zio, e poi mi disse che era Pippo Calò. Quindi Franco Giuseppucci ha chiamato zio Calò? Sì. Senta, che nome utilizzava Calò, per quanto le risulta, durante la presidenza romana? Mario. Dopo l'uccisione di Bontade, ricordo essere avuto il 23 aprile 81, all'interno del vostro gruppo della Magliana avete discusso di questo omicidio di Bontade e in che termini? Ma se ne sono fatte delle ipotesi, però no, adesso se ne sono fatte delle ipotesi che fosse stato addirittura Calò a farlo uccidere, comunque a portarlo in un tranello, non ricordo il perché, però si parlò di questo. Sì. Senta, dopo l'uccisione di Bontade, il traffico di stupefacenti, il flusso di eroina ha continuato o si è interrotto? Sì, è continuato. È continuato. Ecco, da questo dato che cosa avete compreso? Cioè dal fatto che il flusso di eroina non si era interrotto ed era proseguito? Che praticamente non era cambiato niente, nel senso, per il traffico è continuato e era passato nelle mani direttamente di Calò. Sì. Ecco, perché io credo che prima dell'eroina Calò più che altro si interessava del gioco clandestino a Roma. Infatti era risaputo che organizzavano partite in bische o circoli privati. Senta, dopo questa uccisione di Bontade, in cui voi sospettavate fosse responsabile anche Calò, avete saputo se lo stesso Calò avesse cambiato bandiera, schieramento all'interno di Cosa Nostra? Sì, si è parlato anche di questo, però non ricordo bene. Comunque, praticamente si era adeguato comunque a chi aveva voluto morto Bontade. Sì, quindi era passato con diciamo gli avversari di Bontade, in questo sì. Senso. Questo qui? Questo che dove parla di questo? L'incontro con Abruciati ai mercati. Allora, verbale, pagina 31, trascrizione 5398 e pagina 2, verbale 18-11-92. 18-11-92 e 31 e 5 marzo 98. Ora, lei sa se Domenico Balducci avesse collegamenti con Danilo Abruciati e con Ernesto Diotallevi? E se le risulta di che tipo?
Sì, aveva dei collegamenti, io so che Balducci a Roma lo chiamavano Mimmo il cravattaro, praticamente dava i soldi a strozzo. Sì. E comunque aveva collegamenti sia con Balducci, sia con Calò che con Danilo Abruciati e Gio D'Alelli. Sì. E diciamo, lei come lo ha preso questo? Penso sempre da loro quando si parlava. Cioè da loro parla, si riferisce ai protagonisti, a Pernasetti, a De Pedis? Sì, sì, il gruppo. Noi eravamo molto legati al gruppo De Pedis, Abruciati e Pernasetti. Senta, lei sa se Pippo Calò abbia avuto un interesse nell'omicidio di Domenico Balducci? Quando morì noi andammo a chiedere spiegazioni, anche perché era un omicidio che non riguardava fatti, insomma, della banda della Magliana, e loro ci dissero che era per fare un favore appunto ai siciliani, praticamente a Pippo Calò. Però non escludo che possa aver avuto interessi anche Danilo Abruciati. Loro chi si riferisce? Ha detto loro? Sì, vuole dire chi sono questi loro? A chi avete chiesto spiegazioni? Ah, loro, il gruppo di Testaccio, De Pedis e Pernasetti. E anche ad Abruciati? Come? Anche ad Abruciati, dico, oltre che a De Pedis e Pernasetti. Anche ad Abruciati. Quindi anche ad Abruciati. Senta, e può dire se e perché nacquero degli screzi tra il gruppo di Testaccio e quello della Magliana dopo l'omicidio di Balducci? Quello, uno degli scherzi principali fu proprio questo, l'omicidio di Balducci, perché non riguardava appunto fatti che potevano essere collegati con noi, non avevamo niente a che vedere, potevano compromettere già, noi avevamo in corso una vendetta. Noi avevamo in corso una vendetta contro il gruppo dei Proietti, era la cosa più importante. Dunque, mischiarci in altre situazioni che poi avrebbe comportato delle conseguenze, tipo carcerazioni di qualcuno che poi avremmo dovuto aiutare. Insomma, avevamo delle regole dentro i nostri gruppi che praticamente sono usciti fuori dalle regole. Quindi diciamo l'accusa che voi muovevate a questi del gruppo del Testaccio era di utilizzare per i propri fini la banda, sì. La banda. Senta, quindi l'uccisione di Balducci come un atto compiuto nell'interesse, come un omicidio compiuto nell'interesse di Calò. Ecco, in particolare, lei ricorda che cosa disse Danilo Abruciati? C'è qualcosa che ha segnato la sua memoria sul punto? Sì, mi sembra che disse che doveva dare, non aveva restituito una cifra a Pippo Calò, gli era debitore. Quindi Balducci non aveva restituito una somma di denaro a Calò? A Calò, sì. E quindi per questo era stato, diciamo, voluto l'omicidio di Balducci? Sì, questo è quello che ci avevano detto a noi. Senta, lei sa se dopo l'omicidio di Domenico Balducci si fosse pensato di eliminare Danilo Abruciati? Se dopo l'omicidio di Balducci? E avete pensato, se qualcuno della banda ha pensato di eliminare Abruciati? Sì, sì, ma non soltanto Abruciati, avevamo già cominciato a vedere delle cose strane e avevamo deciso proprio di eliminare sia Abruciati che Pernasetti e anche probabilmente anche De Pedis. E per quale motivo questo? Come? Per quale motivo avevate pensato a questo già progetto? Già non ci fidavamo più di loro, era un ambiente, insomma, era abbastanza pericoloso. Ecco, poi per evitare che magari un domani diventavano più forti e magari avrebbero deciso loro prima di noi. Senta, Abruciati venne ucciso poi a Milano il 24 aprile dell'82 mentre stava
attentando alla vita di Roberto Rosone. Ecco, dopo questo tentativo di omicidio, quali iniziative lei e altri appartenenti al suo gruppo avete adottato? E che cosa vi dissero, che cosa le dissero De Pedis e Pernasetti in proposito? Quello, diciamo, che fu il secondo fatto grave per quanto riguarda i rapporti tra i gruppi. Infatti non sapevamo niente, ci siamo ritrovati con questa notizia che Danilo era stato ucciso a Milano. Le spiegazioni che ci furono date è che era stata una cosa fatta di testa sua, cioè nel senso che non aveva detto niente neanche al gruppo di Testaccio, e che comunque era sempre per fare un favore ai siciliani, che sarebbe Pippo Calò. Testa sua, a chi si riferisce? Cioè era stato fatto? Lei ha detto era una cosa che era stata fatta. Cioè, quelli di Testaccio, De Pedis, Pernasetti, cioè, che non sapevano, in primo momento dissero che non sapevano niente e che Danilo era andato appunto lì senza dire niente a loro. E che comunque. E che aveva agito d'intesa o comunque su incarico di chi? Come? E che quindi lei aveva agito da Bruciati d'intesa o su incarico di chi? Di a Milano. No, non ho capito, scusa. Cioè Bruciati aveva agito all'insaputa degli altri del Testaccio, cioè di De Pedis e di Pernasetti, così i due le hanno detto, è giusto? Sì, sono stati due o tre, in primo momento cioè, ci dissero, non sapevano che dissero, che non sapevano niente, un'altra volta poi ci dissero che aveva preso 50 milioni per andare lì, ecco. Per andare a fare questo omicidio. Ecco, quindi aveva agito nell'interesse di chi? Dei siciliani, di Pippo Calò. Sa se avesse agito anche quindi nell'interesse, o meglio, questo rapporto a Bruciati in relazione al tentato omicidio di Rosone, l'aveva avuto tramite quale canale? Cioè, tramite il tentato omicidio? Sì. Tramite i canali dei siciliani? Sì. Quindi, diciamo... Ho capito bene la domanda, no? Sì, o meglio, voglio dire, a Bruciati... E aveva agito su richiesta, diciamo, di siciliani e di Calò, e questo rapporto a Bruciati con Nicalò l'aveva tenuto tramite chi? Sempre, la domanda sì. È suggestiva, non l'ha mai detto. È chiaro che quando a Bruciati ogni volta che si rivolgeva ai siciliani e comunque a Pippo Calò c'era Diotallevi come tramite. Non ho mai sentito che parlava direttamente, senza insomma consultarsi o comunque contattare Diotallevi. Ecco. E quindi questo è accaduto anche con riferimento a questo episodio delittuoso, sulla base di quanto ha saputo. Poi ci fu anche un altro, non mi ricordo bene in che circostanza, che domandai anche a De Pedis, cioè il motivo, come questa cosa, di questo tentato omicidio, e mi dissero che appunto era un avvertimento per Calvi. Questo glielo disse De Pedis? Sì. Quando glielo disse e dove glielo disse De Pedis? Lo disse da solo una volta in un incontro. E De Pedis le disse... De Pedis le disse per quale motivo bisognava dare un avvertimento a Calvi? Perché non era più considerato affidabile. Non era più considerato affidabile, forse aveva intenzione di parlare, insomma. Cioè, aveva intenzione di parlare in che senso? Vuole spiegare? Parlare. Calvi aveva avuto delle pressioni. Ambienti mafiosi, massonici, politici, insomma, sembrava, mi disse che stava andando fuori di testa e non era più affidabile. Ho capito. Quindi bisognava avvertire Calvi perché non parlasse, non riferisse quanto a sua conoscenza. Sì,
un attentato dimostrativo, che comunque oltretutto mi sembra aver capito anche che Rosone era una persona che si opponeva a Calvi. Sì. E lei come ha saputo che Rosone si opponeva a Calvi? Sempre tramite De Pedis. Con De Pedis avevo un rapporto un po' più stretto che con gli altri. Sì. E a volte, anche se no, era una parte che non mi interessava, ci scambiavo, insomma, quando parlavamo mi facevo spiegare un po' qualcosa che non conoscevo. E De Pedis come ne sapeva queste cose? Perché De Pedis era più legato a Danilo, e comunque molte cose, anche perché De Pedis, prima che Danilo, era stato legato a Giuseppucci Franco, che anche Giuseppucci era al corrente di molte cose prima che morisse. Sì. Senta, allora, prendendo a riferimento la data di questo tentato omicidio, del 24 aprile 82, quindi fine aprile 82, e quando è che De Pedis, quanto tempo dopo rispetto a questo tentato omicidio, le disse queste cose? Non ricordo, ci sono stati più incontri e qualche volta è capitato di parlare di questo, ma c'eravamo in corso anche, appunto, ho detto, questa storia della vendetta, quando c'era motivo di parlare qualcosa che mi facevo qualche domanda su questi argomenti. Comunque possono essere passati 6 mesi, 7 mesi, insomma, prima dell'83, comunque. Prima dell'83. Dunque, Roberto Calvi fu ucciso nel giugno dell'82. E lei ricorda se sia stato prima o dopo questo omicidio di Calvi? Che cosa? Queste cose. Ah sì, prima dell'omicidio di Calvi. Prima dell'omicidio di Calvi. Prima. Può essere più preciso sul punto. Come? Quanto tempo prima rispetto all'omicidio di Calvi? No, non lo ricordo. Senta, lei ha parlato di questi 50 milioni che Calò avrebbe dato a Bruciati per il tentato omicidio Rosone. Sì, ma è una cosa che a noi non ci ha convinto per niente. Ecco, diciamo, vorrei una conferma di questo. L'opposizione, Presidente, non ha mai detto che Calò ha dato 50 milioni. Infatti non l'ha detto. Ho detto che a noi ci hanno riferito che avesse preso 50 milioni dai siciliani. I siciliani è Calò. Questo ce l'hanno riferito il gruppo di testaccio, De Pedis e Pernasetti. Finisca il discorso, ha detto non ci avete creduto perché? Come? Finisca il discorso, ha detto che non ci avete creduto a questa... No, perché Danilo non è che gli mancavano 50 milioni, insomma, per fare un omicidio. C'era sicuramente degli interessi maggiori. Ecco, che cosa intende dire che vi erano anche interessi maggiori? Cioè, qual era l'interesse ulteriore che aveva spinto ad agire a Bruciati, oltre all'utilità dei 50 milioni? Che anche lui era attivamente coinvolto in qualche operazione, non so, qualche operazione finanziaria, e comunque al limite, anche per fare un favore, era più normale che facesse un favore anche gratis che prende 50 milioni per un tentato omicidio. Scusi? Non ho sentito le ultime due parole. Quali? Ha concluso la frase, purtroppo non sono riuscito a sentire. Non sento neanche io. Vabbè, comunque nella registrazione ci sarà. Senta, nel tentato omicidio di Rosone, vi era una funzione, e se vi era, qual era la funzione che ricopriva Diotallevi? Diotallevi? Sì. Penso che abbia fornito anche la seconda persona. Cioè, ha fornito in che senso? Per la commissione dell'omicidio si è impegnato a trovare l'altro
L'altro esecutore materiale? Non ho sentito. Che cosa vuol dire che si è incaricato di trovare anche l'altra persona? Penso che... perché il motociclista era un certo Bruno Gneddu, sì, che era anche lui che era collegato a Diotallevi. Sì. E questo come lo ha preso, come l'ha saputo? Sono cose che si sapevano nell'ambiente. Bruno Gneddu era un bravo motociclista, con precedenti da scippatore. Ecco, siccome diciamo, dobbiamo fare uno sforzo per cercare di capire sempre la fonte, quando parla di ambiente lei si riferisce a quali persone? Ambiente in generale, ambiente criminale romano. La sua banda? Sì, ma proprio in generale, anche dentro al carcere sono persone conosciute. No, ma il fatto che Diotallevi si sia prodigato, si sia attivato per fare in modo che anche Bruno Gneddu fosse impiegato in questo tentato omicidio, come l'ha saputo lei? Al di là del ruolo che Bruno Gneddu aveva... No, aspetta, questa è una cosa che ho detto, che penso io, perché Bruno Gneddu so che era amico sia del Diotallevi che della Bruciati, quindi... Ecco, lei ha parlato nel verbale del 5 marzo 98, pagina 19, in ordine al ruolo di Diotallevi, dicendo che in questo delitto, in questo tentato omicidio, aveva avuto il ruolo testualmente quello di far da tramite da Pippo Calò ad Abruciati. Lo conferma questo anche? Sì. Senta, lei sa chi è Flavio Carboni e sa se avesse rapporti con appartenenti al gruppo di Testaccio? Sì, anche Carboni era insomma spesso nominato, sembra che era un costruttore legato a Balducci e a Danilo Bruciati. Senta, in ordine ai rapporti che ha avuto a quell'epoca Flavio Carboni con gli appartenenti al gruppo del Testaccio, può specificarci di che tipo erano e su cosa attenevano? Mi ricordo un particolare, che una volta si parlò di un complesso residenziale in Sardegna, costruito comunque con i soldi investimenti insomma da parte di, c'era di mezzo Carboni. Carboni. Ecco, Carboni era di mezzo, ha detto, sì. Ma diciamo il denaro che veniva impiegato da dove proveniva, di chi era e qual era il ruolo di Carboni in questi, denaro, questi investimenti? Il denaro veniva dai siciliani e anche da Danilo Abruciati. Non so se anche il gruppo di Testaccio avesse messo qualcosa, perché a quel punto tante cose non ce le dicevano. Quindi i soldi provenivano... So però che erano interessati alla vendita di queste villette. Mi sembra aver visto anche delle fotografie, a Testaccio mostravano delle fotografie con questi appartamenti già costruiti. Chi è che le mostrava queste fotografie? C'era Maragnoli, Ettore Maragnoli, che è un altro personaggio che è legato al gruppo di Testaccio. Ettore Maragnoli. Ha detto Ettore Maragnoli? Sì, Ettore Maragnoli. Ecco, e diciamo Flavio Carboni che funzione aveva in questi investimenti? Praticamente mediatore di venderle. Flavio Carboni era un altro personaggio che era per quello che ho capito anche lui faceva girare dei soldi, insomma, i soldi più o meno sporchi. Comunque investiva denaro di provenienza da traffici. Illeciti? Sì, illeciti. Quindi, diciamo, Flavio Carboni era utilizzato per questi investimenti in Sardegna? Sì. Ecco, quando è che, diciamo, lei lo apprende questo dato? Questo in ordine al ruolo di tramite negli investimenti di Carboni?
sempre il periodo prima dell'omicidio Balducci. Sì. C'è stato un periodo che insomma il gruppo di Testaccio sembrava che stesse a fare degli affari proprio, insomma, al di fuori del gruppo Banda della Magliana. E quindi diciamo Carboni investiva anche questi soldi del Testaccio? Come? Carboni, dico, investiva o contribuiva ad investire anche i soldi del Testaccio? Ah, sì, Presidente, suggestiva, ci ha detto che non lo sa in relazione a quelli del Testaccio. Comunque mi rimane difficile pensare che Danilo Bruciardi potesse avere degli affari senza coinvolgere il De Pedis. Sì. Ecco, perché quindi allora lei sa se Flavio Carboni abbia investito soldi anche del Testaccio? Sì, sì. Credo di sì. Infatti lei a pagina 9 per l'interrogatorio 5398 dichiara: il gruppo di Testaccio hanno cominciato ad investire di soldi nel mondo dell'edilizia e so che usavano questa persona, appunto Flavio Carboni. Poi a pagina 3, verbale 30 maggio 94, Carboni amministrava i soldi dei testaccini e dei siciliani in investimenti immobiliari. Saputo dopo l'omicidio Balducci. Pagina 35, trascrizione 5398, i testaccini avevano investito dei soldi su un progetto, su delle costruzioni, delle villette a schiera fatte sulla Costa Smeralda. Perché legge questi stralci di interrogatorio? Non c'è contrasto, non è memoria, non riesco a capire il senso di queste letture. Ma volevo sapere infatti insomma cerchiamo di fare le domande. È stato messo in dubbio che non l'avesse detto prima dalla difesa, quindi in ogni caso vuole spiegare diciamo in particolare dove si trovavano questi investimenti in Sardegna? Sulla Costa Smeralda. E la Costa, diciamo, lei ha attinto informazioni più puntuali sulla sede, sul luogo dove sono stati effettuati questi investimenti? Ricordo che si parlava di un complesso residenziale, delle villette a schiera. Sì, sa qualcos'altro sul punto? No, so che in quei tempi Danilo si era recato giù in Sardegna. Sembra che aveva fatto qualche viaggio giù in Sardegna. E come ha saputo lei che aveva fatto dei viaggi in Sardegna a Bruciardi? Quando ci incontravamo quasi tutti i giorni col gruppo di Testaccio, quando c'era, se magari qualcuno ha detto Danilo sta in Sardegna. Ecco, lei sa se anche a Bruciati abbia consegnato dei soldi a Flavio Carboni per investirli in Sardegna? Come se? No, lei sa se Danilo Bruciati abbia consegnato dei soldi a Flavio Carboni per investirli in Sardegna? Sì, non ricordo adesso che termini, però sicuro che abbia investito dei soldi in Sardegna. Anche perché poi erano interessati alla vendita.